per malattie cardiovascolari. All'ospedale di Padova, nel reparto di angiologia, un test per prevenire l'infarto attraverso una misurazione specifica a caviglia e braccio. Anna Vitaliani. Prima la misurazione della pressione al braccio destro, 145, poi la caviglia destra, 165. Stessa cosa si ripete a braccio e gamba sinistra. Infine il rapporto tra i quattro risultati ci permette di dire se la persona ha una predisposizione a problematiche cardiovascolari che potrebbero portare anche ad infarto. È perfettamente nel valore normale, infatti era 1,12, che corrisponde a circa il 12% in più della pressione umerale, che è esattamente quello che si ottiene in soggetti normali. Promosso dunque Luciano Flor, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, che si presta come testimonial per la giornata europea sulle malattie cardiovascolari. Nel reparto di angiologia un test gratuito di prevenzione all'arteriopatia periferica. Per le persone che hanno dei fattori di rischio come il fumo, il colesterolo, l'ipertensione, eccetera, è bene misurare questo indice, identifica quei pazienti che sono ad alto rischio di infarto. Su 12 persone visitate in meno di 2 ore, già 3 sono risultate con valori pericolosi. 300 le persone che hanno richiesto la visita, il reparto propone di istituire una giornata di controllo a settimana con impegnativa. Il direttore Flor ricorda attenzione agli stili di vita e ci racconta un insegnamento ricevuto all'università da un professore canadese. E disse che in ogni caso dovrebbe esserci un uso abituale della bilancia per controllare il proprio peso corporeo e che bisognava assolutamente allontanare il fumo da ogni abitazione. A questi poi ho aggiunto il controllo della pressione arteriosa, ho aggiunto il controllo della glicemia e quindi mantenere una vita sana facendo anche movimento.